e qui con noi un personaggio che è inutile presentare, Marino Sinibaldi, conduttore televisivo, direttore di Rai 3, Radio 3 Rai e presidente del Teatro di Roma, se non sbaglio. Quindi diciamo una persona che è in materia di cultura e di informazione e ha grandissima esperienza. Allora, il oggetto dell'incontro è la cultura come si incontra con l'informatica, se l'informatica potenzia la cultura o invece è uno strumento che porta alla superficialità. Secondo lei l'informatica cosa ha cambiato nella cultura? Beh, intanto ha allargato la possibilità di accesso, allora noi possiamo avere tutti i dubbi e le diffidenze, possiamo pensare che la cultura che passa attraverso internet sia una cultura superficiale, ci sarebbe tanto da discutere di questo, però dovremmo comunque ammettere che le possibilità di accesso a prodotti culturali, testi, immagini, suoni è infinitamente maggiore che in passato, e che questa è una grande opportunità, una potenzialità che dobbiamo consegnare alle generazioni che vengono dopo di noi. Quindi forse bisogna imparare a usarlo meglio come strumento, ma è senz'altro una potenzialità. Ecco, il nostro paese in questo momento sta vivendo un periodo storico abbastanza complicato, abbastanza difficile. Secondo lei pecca in cultura o pecca in buona informazione? Beh, le cose vanno sempre insieme, intanto questo paese è sempre vissuto poi periodi complicati, quindi diciamo dovremmo essere pure più sereni forse di quanto non siamo rispetto al destino che abbiamo. Io non separo cultura e informazione o arte, ecco, sono degli aspetti che si intrecciano, diciamo l'arte è qualcosa di più elevato magari, però la cultura senza informazione e l'informazione senza cultura non esistono, la cultura senza informazione è vacua, è qualcosa di appeso per aria, l'informazione senza cultura è qualcosa di troppo banale, troppo sminuzzato, sono cose che vanno insieme. Naturalmente è quello che lei, commentando la risposta, aprì la mia risposta, colleva il nodo, è il modo in cui noi usiamo questa enorme potenzialità che effettivamente mi preoccupa, è come se noi usassimo in maniera povera e superficiale qualcosa che invece potenzialmente è molto ricco e consentirebbe persino la profondità delle connessioni, delle condivisioni e anche delle comunicazioni. E rispetto agli altri paesi siamo molto indietro o ci stiamo riprendendo? No, siamo molto indietro da questo punto di vista proprio, intanto siamo indietro i dati, quelli della lettura dei libri ma anche quelli dell'accesso a internet, ma al di là di questo dato quello che mi preoccupa è proprio le forme in cui noi usiamo, noi per esempio i nostri ragazzi usano poco la rete in modo creativo, lo usano quasi solo per ricevere e comunicare trasversalmente, invece la rete ha delle possibilità anche di creazione, per esempio il nostro lavoro di informazione viene completamente trasformato dalla rete chiunque può essere elemento, un nodo, un punto di una rete di informazione, un pezzettino del puzzle. Noi usiamo pochissimo questa potenzialità che a mio avviso è una potenzialità diciamo culturale ma anche di democrazia che viene invece trascurata. Grazie a lei. Grazie e buon lavoro.